potesse avvenire il cambiamento, questo cambiamento che tutti riteniamo indispensabile, abbiamo anzitutto messo in discussione noi stessi come leader. Cioè, noi abbiamo il percorso che vi voglio raccontare, noi abbiamo avviato un percorso sulla leadership che ha come titolo Me la gioco. Me la gioco vuol dire mettersi in gioco personalmente, per mettersi in gioco sulle proprie competenze, ma anche sullo stile di relazione con le persone, perché, e questo la pandemia l'ha dimostrato benissimo, oggi è fondamentale, oltre a tutta un'altra serie di caratteristiche, se un leader ovviamente deve essere capace di guidare, di dare una prospettiva, ma oggi è fondamentale la capacità di accompagnare, di stare vicino alle persone. Il cambiamento culturale, è dall'alto, dal basso, deve avvenire da tutte le parti, ecco. E quindi altrettanto importante è il lavoro che stiamo facendo su una cultura collaborativa vera. Finché noi continueremo a pagare esclusivamente il contributo individuale e non daremo mai enfasi nei sistemi di premio delle performance a un lavoro di squadra, non faremo molta strada. Quindi lavorare sul cambiamento culturale è fondamentale e, ripeto, lavorare sulle relazioni in un contesto che è molto diverso, per me lavorare molto sulla vigilanza e sull'attenzione forte ai bisogni delle persone.